Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e bituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamando lo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale@tin.it. Don Alfonso non si tocca, perché è stato un bravo sacerdote e lui ci ha imparato tante cose. Noi prima non capivamo la messa che cos'è, lui ci ha spiegato tutto. Don Alfonso non se ne deve andare, è il perno principale di questa chiesa. Quindi io mi rivolgo a Don Felice a Crocca, vi prego con tutto il cuore, non mandate via Don Alfonso. Don Alfonso deve stare qua, nella sua chiesa. E non si deve muovere di qua, perché noi li amiamo con tutto il cuore. È una cosa veramente assurda, perché non esistono proprio motivazioni per cui una persona che si è dedicata completamente alla comunità, è chiaro, ognuno di noi ha i propri difetti, magari si può sbagliare, perché sbagliare è umano, però una persona che la gente viene, sborsa soldi dalla sua tasca la sera tardi e fa beneficenza, è sempre disponibile, va a visitare i malati, è sempre vicino a tutti quelli che ne hanno di bisogno. E poi una persona che veramente è un vero sacerdote. Ce ne sono pochissimi oggi come lui, è veramente una persona che ti fa capire in maniera semplice quello che è il Vangelo, magari un poco rigido, vorrebbe più rigidità da parte dei giovani, da parte di tutta la comunità, però non lo si può accusare di niente. Veramente la cattiveria che sta dimostrando la gente nei riguardi di Don Alfonso, ma poi di chi? Dell'1% della comunità, e l'1% ha la forza di mandare via una persona che ha sprecato la sua vita per tutta la comunità. Ma è veramente una cosa assurda, è una cosa che non esiste, non esiste. Io ho scritto al Papa, cercherò tutte le strade possibili per cercare di venire incontro. Noi non riusciamo a riposare, veramente non glielo diciamo nemmeno, non andiamo nemmeno da lui perché non sappiamo cosa dirgli, però veramente lo teniamo nell'anima e tanta cattiveria non si può accettare.